Amici di Bici Sport, qui bicisport.it, siamo con Matteo Tosato. Oggi una brutta giornata, Pippo Ganna non parte per il Covid. Non parte, si è svegliato che non aveva buone sensazioni, non aveva febbre, non aveva niente. E il dottore, come protocollo, abbiamo sempre disponibili ovviamente i tamponi, ha fatto, il risultato positivo, anche se potrebbe partire perché... Non ha febbre, non c'è niente, leggermente un mal di gola, però io non ho ancora parlato, sì, al telefono, però la decisione è quella per la salute di Filippo non parte. Quindi decisione presa questa mattina proprio, pochissimi minuti fa. Pochissimi minuti fa. Senti, mi dicevi non ha avuto comunque nessun segnale, quindi comunque diciamo fino a ieri era tutto normale, le sue prestazioni non erano state intaccate, diciamo, da questo. Ma non c'è la certezza, penso. Ieri era davanti, aiutato, anche il giorno prima ha aiutato G a rientrare. Se torniamo indietro 3 anni fa, oggi partiva, soffriva un giorno, però post-Covid c'è i tamponi e è così. Quindi per precauzione comunque Pippo finisce il suo giro così, sfortunato. Poi, dispiace perché è proprio la vigilia di una bella cronometro domani, però noi mettiamo in primo piano la salute. Ho capito. A questo punto, chiaramente presto anche per parlarne, però a questo punto il calendario potrebbe, avere anche delle modifiche, potrebbe correre il tour in vista poi dei mondiali, anche su pista? Sinceramente non lo so, guarda, è da pochi minuti che sappiamo che abbiamo fatto questa decisione. L'importante è che Filippo stia bene e dopo se ne parlerà per il programma. Chiaro. Ultimissima domanda, Matteo, parliamo di ieri della tappa, insomma il primo arrivo in salita, alla fine non è successo granché, praticamente ovviamente senza nulla togliere la bellissima fuga e a Bais al suo successo. Si aspettavano anche da parte vostra, insomma, da Linios Grenadiers con Tao, con Thomas, attacchi invece non ci sono stati, come mai? Ma come mai? È stata una tappa, le salite prima del Gran Sasso, salite pedalabili, poi il vento ha fatto la sua, perché noi avevamo il nostro piano, però... Qual era il vostro piano? Il nostro piano era quello di cercare di fare un po' di sì, casino, sì. Però se il vento contrario, forte, fai un po' di casino e quelli a ruota fanno la metà fatica, andare a sprecare energie prima di sia oggi che domani, due tappe molto importanti, non vale la pena. Dispiace per lo spettacolo, per la gente, però il ciclismo è anche questo. Quindi l'idea era quella comunque ieri di attaccare e poi avete cambiato in corsa visto il vento e magari visto anche che altre squadre, non so, ti aspettavi che anche altre squadre attaccassero? Ma io ripeto, io non guardo mai a casa degli altri. Noi avevamo un piano nostro, perché c'era il primo arrivo in salita, avevamo dei piani e purtroppo non è andata come si voleva, però... Ripeto i ragazzi, l'importante è essere al posto giusto al momento giusto, magari una tappa che non si aveva, una tappa più conservativa e dopo viene fuori dei distacchi, e ieri purtroppo è andata così. Ultimissima domanda, domani crono, cosa firmeresti per Tao e per Thomas? Una bella crono, una prestazione come nel primo giorno, soprattutto per Teo, e secondo me G farà molto meglio. Molto meglio, quindi in crescita. Sì. Lo vediamo in crescita anche noi. Grazie Matteo. Grazie a voi. Ciao.